Okay, for a Mediterranean guy like me, being here with a Napolitan guy like Paolo, shooting in the center of our history, is a dream come true. I remember the other day when Paolo told me, I need you feel moved because of the scene. And we were shooting in the center of Rome, in the center of everything. Paolo, I don't need to be moved. I'm moved. It's so easy to be moved here. I need to control my emotions because I'm overwhelmed. You can feel the vibration of the history, I mean, you know, so it's very, c'est très chargé, it's very intense, and yes, that's great. It's beautiful, you know, and Paolo has a great sense for the beauty of Rome, you know. Every location has been just stunning. Just, I've had a great little tour of Rome just by coming to set. Every day. In the great beauty, when there is a man with a box with keys, and he's opening every single palazzi and every single palace and castle, because this is the secret of Rome, keys. You can open a wall, it's like a very simple wall. It's like, oh, that's a wall. And you open the wall, it's like a... I think the young Pope is this. It's like, there is a man with a key. There's Jude Law has a key. And you open the doors, you're gonna be astonished because all the secrets of everything is in the other side of the door in Rome. Pictures up! Rolling. Rolling. Motore. Insita in questo progetto c'era un'altra sfida. Noi dovevamo rappresentare, per quanto immaginario, il Vaticano, per com'è il Vaticano reale. Non c'è una possibilità, non esiste la possibilità di girare un film dentro il Vaticano. Da questo punto di vista, Paolo, una delle cose che ha voluto da subito era una continuità nella sua storia, ovvero voleva lavorare con le persone con cui ha sempre lavorato, con il gruppo con cui lui ha fatto il cinema, perché sapeva che di quelle persone si poteva fidare nel momento in cui gli doveva chiedere di fare l'impossibile. E il lavoro che hanno fatto scenografia, costumi, truccatori, parrucchieri in questa serie credo che sia unico e irripetibile. Impegnativo, sì. Scena 1, facciata di San Pietro. Scena 2, siamo all'interno della loggia delle Medizioni. Come raccordare tutto questo? Come girare e ambientare il film e seguire quello che fosse poi una linea guida? E con Paolo forse la scommessa che abbiamo subito sposato era lavorare con la creatività e il potere dell'immagine per poter lavorare sul racconto. Una volta che il pubblico crede che può stare all'interno di quelle mura, far viaggiare i nostri personaggi e far seguire i nostri personaggi con degli elementi di continuità, senz'altro. Tutto questo ovviamente poi è un lavoro che viene fatto ad oggi, perché in questo senso è cambiata anche la scenografia. Si ha un grande vantaggio in più, che è il rapporto con la post-produzione, che diventa un altro di quei ingredienti che vanno a braccetto con la scenografia, quanto quelli necessari della fotografia, dei costumi, del trucco. Cioè, ognuno di queste parti poi arriva a raccontare quello che Paolo ha nella sua testa e come lo vuole raccontare. Quindi è molto bello proprio il lavoro di orchestra insieme. Con Ludovica abbiamo ormai un rapporto consolidato e
Devo dire che facendo io uso di pochissime luci e usando moltissimo le luci naturali, quindi le finestre, ma ovviamente anche le lampadine, i lampadari, potrei dire che Ludovica Ferrari ha fatto il 50% del lavoro fotografico, nel senso che la scelta delle lampade di scena è per me determinante. Io mi attacco molto a quello e lavoro molto su quello, quindi dovrebbero scrivere fotografie di Ludovica Ferrari e Luca Bigazzi. È così, è veramente così. Una delle sfide più grandi è stata senz'altro la costruzione della Cappella Sistina, dove ovviamente per ovvi motivi non si può girare. E lì è stato molto delicato tutto il lavoro di ricerca storica iniziale, progettuale. Il momento più importante è senz'altro il momento in cui si elaborano i campioni. I campioni intendo dire tutto ciò che sarà un esempio di come dovrà divenire il pavimento, un esempio di come dovrà essere un finto marmo, di come si lavorerà alla stuccatura, di come si lavorerà in pittura per ottenere una credibilità di un affresco. Nulla posso fare se non ho le persone che mi permettono di anche solo pensare o immaginare come voglio realizzare una scena. E quindi sicuramente il lavoro fatto di pittura, con i costruttori, lavori di dettaglio fatti con tutti i reparti, sono stati un lavoro d'orchestra piuttosto stimolante e impegnativo. Ovviamente non abbiamo ridipinto da zero la Cappella Sistina. Non avendo avuto occasione né di fotografare né di avere dei rilievi effettivi anche solo della pavimentazione, abbiamo individuato i tipi di marmi e di cosmatesco che sono all'interno della Sistina stessa e ho mandato una persona a fotografare gli stessi marmi altrove per poi rifare un file generale con le textures, quello che è il massimo a quale si può arrivare a livello fotografico nel rappresentare un marmo, per poi fare un esperimento che è stato quello di stampare su due superfici di materiali diversi per ottenere un effetto di credibilità di un pavimento cosmatesco. Adesso siamo seduti su un pavimento che simula un pavimento in marmo liscio e quindi si può pensare a una struttura stampata su un certo tipo di supporto. Il cosmatesco ha questa cosa meravigliosa ed è un'ennesima occasione che abbiamo avuto di rapporto con la luce. E la Sistina è un rapporto con la luce continuo e perpetuo. Faccio una carezza, complimenti. E Alex.